questa fiera. Tanta gente, tanti pezzi, moto, ragazzi, amici. Birra. Birra, dire che ce l'è. So. Poi, vedi, noi abbiamo la nostra rivista, Motology, e parliamo a 360 gradi di moto. Poi te la lasciamo qui, poi se puoi leggerla o guardarla insieme ai tuoi amici, no? Anche poi giriamo tutto, no? Da dove venite voi? Como, Como. Siete tutti di Como? Tutti di Como? Tutti di Como, grandi! Che moto avete? Hai detto Mandello, pensavo che c'è Zughi. Anche Guzzi. Tutti Avli voi. Guzzi. Guzzi. Grande Guzzi. Ale. Quasi tutti con l'altro. Quindi tutto bicilindrico qua. Bicilindrico, Manetto. Bicilindrico. E pensare che io non volevo neanche venire. Sarebbe meglio, sarebbe meglio. Ma... dall'Harley Davidson alla Guzzi, torna indietro, quell'altro tornerai cazzo. Quindi tu stai complottando per farli tornare in Guzzi? Cazzo, dobbiamo andare a comprare le moto in America, figa, ce l'abbiamo qua, cazzo. Chiedo per gente italiano, no? Ma io no, io l'ho comprato in Italia da uno che l'ha comprato in Giappone. Ah, quindi un Guzzi giapponese? No, un Suzuki, poi ho comprato un Guzzi. Quando ho guidato, l'ho comprato in Svizzera, l'ho guidato e... Come motore non esiste nient'altro. Che modello hai? SP2000. Un bel mezzo. Soprattutto non originale, quindi va ancora meglio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Un po' fottuto. Saluti Motology. Ti saluti Motology. Ciao. Okay. Ciao Motology. Ciao. Infatti perdevano tutti gli inseguimenti. I chips davano il Kawasaki a Verona. Noi coinvolgiamo Poggiarello, mi davano il Kawasaki speaker, vedi qua, qua si beve tutti assieme, gin, tutte, ma tutti gli esseri mi davano i punti. No, invece è un errore, ma è qui che entra il mito. È un errore grave. Kawasaki soffocata da Guzzi, soprattutto perché i chip le prendevano sempre, le prendevano dietro, mica dopo andavano un Kawasaki e poi cadevano un sacco. Cadevano perché non avevano il famoso sistema di integrale di frenata moto Guzzi, allora giù a terra. E poi l'avevano l'aquila di Mandello, no? L'aquila di Guzzi. Saluti alla Guzzi. A Guzzi. Guzzi. Guzzi, Guzzi. Ma l'ha detto in televisione, vero? Hey, bye!